sono stati identificati e sarebbero almeno 15, tra cui alcuni minorenni, le persone che hanno preso parte la notte del 19 novembre scorso nella zona dei Barretti di Chiaia alla rissa tra due gruppi di giovanissimi sfociata nel sangue. Quale sia stato esattamente il loro ruolo nella rissa, se e con quali responsabilità abbiano partecipato, è uno dei nodi al centro delle indagini condotte dalla polizia e dai PM della Procura napoletana. I 15 giovanissimi sono stati identificati mettendo a confronto testimonianze e incrociando numeri di cellulari. Alcuni sono di San Giovanni a Teduccio, altri di Fuorigrotta, del Pallonetto di Santa Lucia e qualcuno di Monte Calvario. Da quanto è emerso, erano presenti nella zona dei Barretti lo scorso 19 novembre, quando dal lato di Piazza dei Martiri sopraggiunse il branco in moto. Ed aggressione notturna in piazza Van Vitelli al Vomero. Due giovani di 16 e 18 anni, il primo in via San Rocco e il secondo in Ponti Rossi, sono rimasti feriti entrambi alla coscia sinistra dopo forse una lite che si è conclusa a colpi di coltello. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno riscontrato ferite da taglio non troppo profonde. I giovani sono stati dimessi con una prognosi di 21 giorni. Interrogati dai carabinieri del Vomero intervenuti sul posto, i ragazzi hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di sconosciuti che sarebbero arrivati in piazza in sella a tre scooter. Non sono però ancora chiari i motivi del presunto litigio. I militari, che sul posto non hanno riscontrato evidenti tracce di aggressione, hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza installate in piazza Van Vitelli. Passeggiava lungo via Gran Paradiso come se fosse in attesa di qualcuno e la sua aria sospetta, motivo per cui è stato notato dai carabinieri della stazione di Scampia. Emanuele Balsamo, ventenne dell'Arenaccia, incensurato, è stato quindi bloccato dai carabinieri dopo un breve inseguimento a piedi visto che l'uomo aveva tentato di fuggire. Assistendo proprio a quella scena, un'anziana pensionata ha capito di essere stata appena truffata. Ha riconosciuto il ragazzo ed ha attirato l'attenzione dei militari. Allora la 77enne, residente proprio in via Gran Paradiso, nel quartiere di Scampia a Napoli, ha quindi denunciato di aver ricevuto poco prima una telefonata in cui un uomo le diceva di essere suo figlio e le chiedeva di consegnare 1000 euro ad un ragazzo, quello fermato dai carabinieri, in cambio di un pacco che le sarebbe stato recapitato più tardi. Il ragazzo perquisito aveva addosso 1700 euro. I 1000 euro sono stati restituiti alla donna, mentre il restante è stato sottoposto a sequestro. Il ventenne è stato arrestato per truffa aggravata. Scontro tra due auto sulla strada statale 18 nel Salernitano. Un giovane 19enne, Francesco De Vita di Albanella, è morto, mentre altre 6 persone sono rimaste ferite. Il giovane, che viveva con la famiglia nella frazione di Borgo San Cesareo, era alla guida di una Citroen che si è scontrata con una Volkswagen con a bordo 4 persone. In auto il giovane di Albanella viaggiava anche il fratello minore e un'altra ragazza. L'incidente frontale tra le due vetture è avvenuto in località Cerro. L'impatto tra le automobili è stato violentissimo. Il 19enne ha perso la vita, gli altri sono rimasti feriti lievemente. Due spacciatori napoletani sono stati arrestati dalla squadra mobile della polizia di Benevento dopo un adrenalinico inseguimento sull'autostrada A16. I due, un 38enne e un 26enne residenti a Castello di Cisterna, erano stati fermati per un controllo. Quando hanno capito di avere i minuti contati, l'uomo alla guida ha innescato la retromarcia, investendo due poliziotti che hanno riportato feriti alle mani, alle spalle e alle braccia. Chiamati rinforzi, i militari si sono messi all'inseguimento dell'automobile sospetta. In territorio avellinese i due sono stati bloccati ed arrestati. Nell'automobile nascondevano mezzo chilo di hashish ed alcuni grammi di cocaina. Sono accusati di detenzione di stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I due napoletani sono stati condotti nel carcere di Contrada Capodimonte a Benevento. Un uomo di 34 anni, Pietro Pica, di Sala Consilina, in provincia di Salerno, ha perso la vita durante una battuta di caccia al cinghiale sul monte Sito Alto. L'uomo è stato raggiunto da un colpo di fucile partito in maniera accidentale dall'arma di un altro cacciatore e fratello della stessa vittima. Il 34enne è morto praticamente sul colpo. L'uomo lascia la moglie e 3 figli. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione. Ed i carabinieri della stazione di Marcianise, nel Casertano, hanno arrestato in flagranza di reato 2 donne, una 42enne ed una 51enne, entrambe della provincia di Napoli. Le due si sono rese responsabili del furto di merce di vario tipo,
tra alimentari e abbigliamento del valore di 500 euro presso alcuni punti vendita all'interno di un centro commerciale. Dopo aver asportato la merce nel tentativo di allontanarsi, sono state bloccate dai militari dell'arma che, allertati dal personale della vigilanza, sono giunti sul posto. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.